ci sono io dopo. Sono Mattia Prea, sono un consigliere comunale in carica di questo comune, di questa amministrazione, anche io un avvocato. Lei ha, ci ha fatto un quadro desolante, drammatico, che in parte noi conosciamo e sappiamo bene il tipo di infiltrazione che questo territorio ha avuto, sta avendo e continua ad avere in questa zona. Lei quale senatrice di questo governo, ahimè, le dico a me, rispetto a questo ministro che è stato sordo rispetto alle ministri di grazia e giustizia che state parlando, e quindi voglio parlare della geografia, non so, non le piace l'argomento, ma io devo parlare all'anda della vabbè, insomma, io arrivo al punto, voglio introdurre per fare la domanda. Il punto è questo: questo ministro che è stato sordo al richiamo di chi è espressione, perché il Parlamento è espressione dell'esecutivo, e ha ignorato diciamo, degli inviti fatti sia dalla Camera che dal Senato di vedere questa geografia giudiziaria, ci ha privato di vedere una zona. Nulla però, sì, sì, del tribunale, ma c'è anche ha fatto, voglio introdurre per questo. Ha ignorato queste istanze legittime che sono pervenute, quindi un ministro sordo, cocciuto, ottuso direi io, ha ignorato questo tipo di istanze e ha privato questa zona di un presidio di legalità, qual era la sede distaccata del Tribunale di Gaeta, di Latina del Tribunale di Gaeta, lei conosce bene la questione. Ecco, pensa di voler fare qualcosa perché da Caserta a Latina questa zona altamente infiltrata non avrà più un presidio di legalità, o pensa che è un problema che si risolve soltanto perché questa zona. No, 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 perché questa zona, però vi faccio terminare, perché questa zona è stata accorpata in un'altra provincia, quindi con gli inevitabili rischi e con l'inevitabile mala giustizia o l'esistenza della giustizia. Lei pensa di volerlo sfiduciare, di fare qualcosa quale senatrice in carica, o meglio di proporre qualcosa affinché questo problema venga risolto? Allora, rispondo velocemente però su questo argomento, poi eventualmente facciamo un altro incontro così. Allora, personalmente insieme a Carlo Moscatelli abbiamo fatto un ordine del giorno in cui avevo chiesto io, casertana, di prendersi a andare all'inutile tribunale di Cassino, inutile tribunale di Cassino, visto che dovete essere mantenuto per ragioni che preferiscono non approfondire, ma non c'è una ragione di giustizia, di prendersi cinque comuni, altri cinque comuni della provincia di Caserta, che già praticano sul Cassino, per tutto il Baianese, visto che ce n'è cinque, che prendono anche cinque, e di lasciare i sette comuni del Basso Lazio, quantomeno con la Latina. Va bene? No, non è questo, cioè, non è una questione elettorale, noi mi sono occupata sempre di questo, è il mio lavoro vero, è un altro. Ha avuto risposta lei, così l'ho avuta io. Così l'ha avuta Claudio Moscatelli, cioè non c'è proprio calcolato. Lei cosa ho scoperto ieri nel decreto correttivo che ha fatto i grandi burocrati del Ministero della Giustizia? Ho scoperto che al Tribunale di Santa Maria Claretta hanno tolto anche la competenza della Corte d'Assise per fare i processi di casalesi. Va bene? Il Tribunale di Santa Maria Claretta è passato da sesto Tribunale d'Italia a Tribunale che può essere anche soppresso, perché tre sezioni di Corte d'Assise, Santa Maria Claretta, sono perfettamente inutili non avendo più la loro versata. E inutile anche una. Vabbè, ce ne si lascia una per fare lì. Cui bravo adesso. Vabbè? Pensa di sfiduciare questo ministro? Cioè, lui però, no, lei pensa di fare un'iniziativa? No, per la verità, tranne Scelta Civica, per ragioni di affezione alla legge Severino, perché era loro, vabbè, ma a parte questo, noi c'è stata un'unanimità totale, almeno nel Senato, su questo argomento. Perché ci ha insultato a noi, noi là, ci ha preso in giro per sette mesi, il ministro, Birriteri, tutti quelli di prima, cioè ci hanno. Che cosa quindi devo citare le iniziative congiunte, non io, mia personale, perché io personalmente più che dire guarda che qui avete fatto un regalo casalese, spacchettare tutto, e io ho detto in faccia, non è che devo andare a dire, cioè che cosa posso fare? Però guardi, questa cosa non si è percepita qui, questo è il punto, come diceva lei, molte cose si leggono sui network, poi non sono una persona, e allora fate qualcosa, guardi, buonasera, mi chiamo Massimo Benedetti. Allora, lei diceva giustamente che le istituzioni si devono muovere, tutti i cittadini, però da parte loro devono fare la loro cosa. Io non sono mai candidato, non ho mai fatto politica, faccio politica a livello ambientale, mi accompagno spesso negli ambienti, città Giulia Casella, Palissesto Luca,
quindi sono un cittadino che cerca di, quando so che scopre qualche cosa, cerca di muoversi insieme ad altre associazioni. È successo a Centrale Nucleare, sull'Appia è successo quel fatto che abbiamo. Poi chiediamo informazioni, da chi ci dobbiamo rivolgere quando poi arriva la magistratura, la Procura della Repubblica, blocca tutto, per esempio la centrale è un anno che ferma, lancia le trincee bloccate, le sovrastrate per indagini, no? E noi chiediamo informazioni, chiediamo che cosa c'era, che cosa hanno trovato, sotto all'Appia, vicino a, qui al, sull'Appia, all'incrocio della centrale nucleare, hanno sequestrato 400 metri di Appia, che è un rifacimento per migliorare la viabilità, sotto quei 400 metri ci hanno sottratto della roba. Noi come Lega Ambiente e noi come Comitato Tribunale, insieme a tante associazioni, abbiamo chiesto, va bene, avete sequestrato, ci volete dire cosa c'è sotto? Nei terreni a fianco ci continuano le patate stanno sotto terra, benissimo. Allora se non ci dite che cosa ci sta sotto, ma, allora noi l'abbiamo chiesto, non ci dicono niente, cerchiamo di fare iniziative, coinvolgiamo i siti. Dopo, a chi dobbiamo chiedere se non ci dicono niente? Chi è autorità giudiziaria a sequestrare la Il circa parco ha sequestrato l'Italia. Giulia, se mi fai avere qualche dettaglio, ci posso fare un'interrogazione, ma cosa dovranno rispondere? Anche una non risposta è una risposta. Quello sappiamo, non risponde. Ma non rispondere al Parlamento può essere.